E le decisioni che si prendevano riguardavano chi sarebbe diventato il prossimo giudice federale, chi il prossimo governatore, chi il prossimo senatore e chi il prossimo candidato alla Camera dei rappresentanti. La seduta veniva tolta dopo aver preso risoluzioni che, senza fallo, si avveravano. La mafia esercita un potere non riconosciuto e incontestato. Finirà con il non resistere più alla tentazione di accumulare ancora più denaro, minacciando l'economia americana, cosa che finalmente spinge il governo a intervenire. Negli anni 50, negli Stati Uniti e in Italia, la mafia controlla molti aspetti della vita. Ma i governi di entrambi i paesi ammettono a malapena l'esistenza del crimine organizzato. Ufficialmente, le forze dell'ordine hanno un nemico diverso. La guerra fredda è al culmine. Il principale obiettivo dell'FBI sono i comunisti americani e non i gangster italo-americani. Communist bloc has woven a vast network of espionage throughout the free world. Communist line is uniform and deadly. Destroy America. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nell'ufficio di New York dell'FBI vi sono 400 agenti che ricercano comunisti, ma appena 5 si dedicano al crimine organizzato. La situazione è identica al Dipartimento di Giustizia, dove lavora William Hanley. Quando nel 1957 ho preso in mano la gestione della sezione crimine organizzato del Dipartimento di Giustizia, vi erano 7 o 8 avvocati che si limitavano a ritagliare i giornali, senza fare altro. Il direttore dell'FBI è J. Edgar Hoover. Rimarrà al suo comando per oltre 30 anni. Hoover è uno degli uomini più potenti di Washington. Presta servizio a ben 8 presidenti. Le forze dell'ordine seguono le sue indicazioni e per Hoover la priorità americana è la minaccia rossa. Tuttavia, alla fine degli anni 50, una successione di eventi cambierà completamente la situazione, costringendo finalmente le autorità e la nazione ad ammettere l'esistenza della mafia. E ancora una volta, tutto ha inizio in Sicilia. È una storia in cui il padrino della mafia, Joe Bonanno, gioca un ruolo centrale. Alla fine del 1957, Bonanno torna in Sicilia. Era nato qui, nella piccola cittadina costiera di Castellammare del Golfo, e poi, da ragazzo, era emigrato negli Stati Uniti. Ma quello di Bonanno non è un viaggio sentimentale. Il padrino si muove per affari. Nella terra natia, Joe Bonanno ha mantenuto stretti legami con la sua famiglia e con i suoi complici. Si incontra con alcune vecchie conoscenze per un consiglio su un grave problema. Mio padre mi disse che uno dei capi della mafia palermitana si era rivolto a lui perché alcune persone avevano bisogno di parlargli per alcune difficoltà che stavano incontrando in Sicilia. In questo palazzo, il Grand Hotel delle Palme di Palermo, uno dei migliori alberghi del capoluogo siciliano, si organizza una riunione. La tesi accreditata è che l'incontro avvenga per pianificare il traffico della droga. Bonanno non è l'unico americano presente. Charles Lucky Luciano in questo momento vive in Italia, dove è stato estradato dagli Stati Uniti dopo la guerra. Oggi le autorità italiane credono che anche Luciano fosse presente all'Hotel delle Palme. È dal 12 al 16 ottobre del 57 a Palermo, presso l'Hotel delle Palme, c'è stato un summit, un vertice di una trentina di capi mafia di Cosa Nostra americana e di capi mafia siciliani. Erano presenti le maggiori famiglie americane, cioè era presente per esempio la famiglia Bonanno con il suo capo Joe Bonanno, con altri membri di questa famiglia, cioè Carmine Galante, e Bonventre, e Garofalo, era presente la famiglia Lucchese, era presente la famiglia Genovese.
Era presente Lucky Luciano, che era già in Italia dal 47, e poi erano presenti i capimafia locali, i capimafia siciliani. Durante la cena i siciliani spiegano perché hanno organizzato l'incontro. È una riunione d'affari. Fra i punti prioritari vi è l'argomento droga, che offre grandi profitti, ma con un alto rischio. Scopo della riunione era fare ricorso alla consulenza di mio padre. L'obiettivo era risolvere il problema che stava incominciando a nascere fra di loro sul traffico di droga con la Turchia. I siciliani affrontano un dilemma. Diverse famiglie della mafia non sapevano se farsi coinvolgere o meno nel traffico di droga. Gli elementi più giovani non vedevano nulla di male nell'incrementare i guadagni. In effetti, anche la mafia americana sta affrontando la stessa questione a proposito della droga. Sembra che Joe Bonanno non si limiti a offrire consigli amichevoli. È lì per chiudere un accordo che riorganizza il traffico di eroina a livello mondiale. Secondo l'FBI, questa riunione consacra la famiglia Bonanno come maggiore protagonista del traffico di eroina attraverso l'Atlantico. La Sicilia diventerà così il centro di smistamento della droga verso l'America e verso il resto del mondo. È la prima volta che si crea un'alleanza fra le mafie di entrambe le sponde dell'Atlantico. Un precoce esempio di globalizzazione, anche se gestita dal crimine organizzato. Di Sicilia Connection non si parla in epoca più tardi. Possiamo dire che sono state poste le basi per una interazione, per una collaborazione fra mafia siciliana, che ancora non si sapeva che si chiamasse Cosa Nostra, e la Cosa Nostra americana, che ha al suo centro il traffico di eroina, questo senz'altro. Bill Bonanno riferisce che un altro argomento è la riorganizzazione della mafia. Per risolvere i dissidi, suo padre consiglia ai siciliani di emulare la ricetta di Luciano. Durante quella riunione sostenne che uno dei modi di risolvere il problema e gestire la situazione al meglio era regolarsi come avevano già fatto gli americani. Dovevano formare una commissione. I siciliani in effetti creano una commissione, ma si incontrerà soltanto alcune volte. Non acquisterà mai l'autorevolezza di quella americana. In America l'argomento droga continua a dominare le discussioni della mafia. La nuova organizzazione che Luciano aveva creato risolse quasi tutti i problemi esistenti, salvo quello dei narcotici. All'inizio Luciano pensava di poter mantenere il crimine organizzato fuori dal traffico dei narcotici. Riteneva che non ne valesse la pena. Ma il guadagno era enorme. E per la mafia il denaro è sempre irresistibile. Gli americani organizzano un vertice per ratificare l'accordo con i cugini siciliani. Ma questo incontro segnerà uno dei più famigerati momenti della loro storia. L'accordo fra la mafia americana e siciliana alla fine del 1957 è un giro di boa per entrambe le organizzazioni. Il denaro offerto dal traffico di droga ne è la chiave. Tutti sanno che lo spaccio degli stupefacenti procura soldi in quantità superiori a tutte le altre attività, incluse scommesse illegali ed estorsioni. Ma si rischiano molti anni di prigione e i capi mafia temono che in caso di condanne a decenni di prigione gli uomini possano tradire il codice del silenzio. Vi erano dissidi fra le diverse famiglie. Alcuni dei ragazzi più giovani, specialmente quelli di New York, Boston e Chicago, erano convinti che la droga rappresentasse la grande opportunità del futuro, in particolare riguardo ai profitti. La mafia di Chicago, conosciuta col nome di Outfit, adotta la linea antidroga più decisa. Frank Culotta allora è un gangster giovane e promettente. In quel periodo ci era proibito vendere qualsiasi tipo di droga. Non potevamo spacciare narcotici, saremmo stati pestati. Sapevamo che il traffico di droga era un affare sporco.
significava distribuire narcotici ai propri figli e quindi era una specie di tabù. Chi si faceva coinvolgere rischiava il pestaggio. Nel novembre del 1957, un mese dopo la riunione di Palermo, le famiglie della mafia convocano un vertice. In quell'occasione un altro padrino si affianca a Joe Bonanno, Vito Genovese. Entrambi desiderano che la mafia intraprenda il traffico di droga. L'argomento in cima all'agenda di Genovese era la droga. Era già coinvolto nel traffico di narcotici, come Bonanno, e di nascosto molti degli altri boss presenti. Per lui la droga faceva parte della vita. Era necessario ufficializzare il coinvolgimento e cercare di guadagnare il più possibile. Il vertice si tiene in una piccola città di nome Apalachin, nello stato di New York. La sede è una grande casa al centro della proprietà di 24 ettari di Joseph Barbera, un ricco uomo d'affari con connessioni mafiose. La località viene scelta perché isolata e al riparo dagli sguardi dei tutori dell'ordine. Ma sfortunatamente per loro, i capi mafia non potrebbero sbagliarsi di più. Da oltre un anno la polizia locale sorveglia il posto. Ha scoperto che uno dei frequentatori abituali è un mafioso di spicco di New York, Carmine Galante, tirapiedi di Joe Bonanno. Il 14 novembre gli agenti rilevano con stupore la presenza di molte Cadillac con targhe esterne allo Stato. Quando si avvicinano per osservarle meglio, vedono circa un centinaio di uomini intorno a un barbecue. Tutti indossano completi scuri, cappelli e scarpe lucidissime. Se non si fosse saputo che era un vertice mafioso e si fosse stati improvvisamente catapultati dallo spazio nel mezzo della riunione, si poteva pensare a un barbecue tra amici. Forse poteva sembrare strano l'abbigliamento elegante scelto da tutti, ma ognuno ha il suo gusto. D'improvviso viene avvistata la polizia. Quegli uomini, come i cani di Pavlov, erano condizionati. Al grido polizia reagivano per istinto con la fuga immediata e così fecero. Si scatena il pandemonio. Alcuni boss si nascondono, altri saltano in macchina, altri si danno alla macchia. Fu una farsa. Probabilmente il punto più basso della storia della mafia. L'idea di tutti quei padrini perfettamente vestiti, con cravatta di seta e scarpe italiane da $500, che si danno alla fuga fra i boschi, è semplicemente incredibile. Joe Bonanno scampa al caos, ma solo perché è in ritardo. Erano quasi arrivati, ma quando giunsero ai piedi della collina videro le macchine della polizia e i posti di blocco sulla strada, quindi non si fermarono e tornarono a New York. Circa 60 mafiosi vengono presi, identificati e interrogati. Però le autorità non possono fare molto. Partecipare a un barbecue non è un reato e non sono armati. Ma il rilascio dei mafiosi è stigmatizzato dai media. Il giorno dopo, la riunione della malavita riempie le prime pagine dei quotidiani americani. Apalachin finalmente ha provato l'esistenza e la dimensione del fenomeno mafioso. J. Edgar Hoover era capo dell'FBI e aveva sempre sostenuto che la mafia, il crimine organizzato e un gruppo dirigente all'interno di quella organizzazione non esistevano. Ebbene, all'indomani di quella riunione, anche lui dovette ammettere che forse c'era qualcosa. The extent of organized crime in the United States is a national disgrace. The very fact that we have a crime problem reflects an evil of even greater import. Si generò una grande pressione perché si facesse qualcosa. Dopotutto ero stato nominato capo della sezione crimine organizzato proprio per quello scopo. Le forze dell'ordine devono prendere atto dell'esistenza del crimine organizzato.
Uno dei miei più grandi rimpianti è che non riuscimmo mai ad acquisire informazioni su queste persone dividendole con le altre agenzie investigative. Volevamo raccogliere notizie sui capi mafia e sulle reti di complicità, ma non fu possibile. In un primo luogo non sapevano nulla, e se anche avessero avuto informazioni non le avrebbero condivise con noi. La mafia adesso è sotto i riflettori. In breve tempo attrarrà l'attenzione del presidente e anche del grande pubblico americano. Nel 1960 gli Stati Uniti si recano alle urne per eleggere il nuovo presidente. Saranno le elezioni più combattute degli ultimi anni. Nei sondaggi John Kennedy e il suo rivale Richard Nixon sono testa a testa. La competizione è tale da non poter fare previsioni. Entrambi i candidati fanno del loro meglio per accaparrarsi i voti. We are aiming our whole campaign toward the unregistered voters. To try to get those citizens who are not registered to vote, who are not even eligible to vote in this election, to get them on the books so that they can vote in November. This is a crucial area as far as Senator Kennedy is concerned. Per decenni la mafia americana ha influenzato le elezioni locali. D'improvviso gangster attempati scoprono di possedere senso della comunità su scala nazionale. Il gangster di Chicago Frank Culotta sostiene che il suo capomafia gli ordinò di andare a votare. Convocò i suoi uomini. Ci ordinò di contattare tutti gli italiani e i polacchi per comunicare che era necessario eleggere questo irlandese, Kennedy, che si era presentato contro Nixon. Per ottenere la sua elezione c'era bisogno di tutti i voti possibili. Sembra che la mafia abbia appoggiato l'elezione di Kennedy. Ma nonostante illazioni su legami fra il padre di JFK, Joe Kennedy, e il crimine organizzato, il motivo non è mai stato chiarito. Kennedy supera per un pelo Nixon. Lo batte per soli 100.000 voti in tutto il paese. In Illinois, i democratici vincono per appena 9.000 voti. The election may have been a close one, but I think that there is general agreement by all of our citizens that a supreme national effort will be needed in the years ahead to move this country safely through the 1960s. Se la mafia spera che l'amministrazione Kennedy sia più malleabile in tema di crimine organizzato, il nuovo presidente si rivela una grande delusione. Suo fratello Robert diventa procuratore generale. Ha dato prova di essere un feroce oppositore del crimine fin da quando è stato consulente legale per il comitato anti-rackets del Senato. La sua nomina ha una ripercussione immediata sull'FBI e sul direttore J. Edgar Hoover. In quel periodo Hoover ordinò ai suoi agenti di piazzare microspie e congegni d'ascolto ovunque. Sapeva che Kennedy lo avrebbe sottoposto a pesanti pressioni sul crimine organizzato. L'FBI mette sotto controllo due importanti centri di attività mafiosa negli Stati Uniti, Chicago e Las Vegas. Qui la mafia di Chicago, l'Outfit, gestisce il racket delle scommesse. Ascoltare le conversazioni private, anche se di sospetti gangster, è illegale. Ma è molto utile per convincere la CIA che la mafia costituisce davvero una minaccia reale. Piazzare questi dispositivi era contro la legge, anche perché implicava l'effrazione illegale. Le informazioni che l'FBI riuscì ad acquisire con le cimici e tutti gli altri congegni potevano non convincere Hoover, ma di certo convinsero l'FBI nel suo insieme dell'esistenza della mafia. Attorney General Robert Kennedy paints a grim picture of the rise of lawlessness under the Cosa Nostra or mafia. La mafia ne rimane sorpresa. Alcuni mafiosi sostengono che è stato infranto un accordo prestabilito. Rimasi stupito che Robert Kennedy si dedicasse così a fondo al crimine organizzato. Era in netta opposizione a tutti gli accordi che suo padre aveva preso
quando chiese aiuto e supporto per l'elezione di Jack alla presidenza. Il governo americano adotta una linea più aggressiva, ma non riesce a penetrare il muro della mafia. Gran parte del potere mafioso è basato sul codice del silenzio, conosciuto come omertà. D'improvviso, l'FBI ottiene un successo. Un evento che ha le sue radici nella costante indecisione della mafia a proposito del coinvolgimento nel traffico dell'eroina. Joe Valachi è un gangster al soldo della famiglia genovese, con esperienza trentennale nel crimine organizzato. Valachi era un veterano della malavita. Penso avesse commesso il primo crimine a 6 o 7 anni. Aveva rubato in una drogheria. Per tutta la vita era entrato e uscito di prigione e conosceva tutte le astuzie di strada. Joe Valachi era un tirapiedi di basso rango e per tutta la vita avrebbe fatto parte dell'infima manovalanza. Non si sarebbe mai arricchito. Nel 1962 è ad Atlanta, dove sconta una condanna a vita per traffico di droga. Lì teme per la sua vita perché ufficialmente la mafia ancora si oppone al traffico di droga. Valachi prende l'iniziativa e ammazza un compagno di prigione che credeva volesse ucciderlo. Ma si è sbagliato. Per la paura o per il rimorso, Valachi rompe il silenzio e decide di collaborare con il governo. L'idea iniziale era che diventasse un informatore per l'Ufficio Federale Antinarcotici, fornendo indicazioni sugli altri trafficanti di droga. L'ufficio aveva bisogno di queste informazioni, ma Robert Kennedy ebbe un'idea brillante. Suggerì di farlo parlare della mafia. È la prima incrinatura del codice mafioso del silenzio. William Handley è uno dei primi a udire le sue rivelazioni. Non appena fummo informati, decidemmo di spostarlo a Fort Dix. Lo trasferimmo a bordo di un elicottero. Lo sistemammo nella prigione locale, che era vuota, e incominciammo a interrogarlo. Valachi descrive dettagliatamente la struttura delle famiglie mafiose, dal suo livello di soldato fino al vertice dei padrini. Ma non darà nessuna di queste informazioni nel corso di processi. Robert Kennedy decide di trasmettere in televisione le deposizioni rese alla commissione McClellan. Bob Kennedy ebbe un'idea sensazionale. Fece trasmettere in televisione la testimonianza di Valachi alla commissione del Senato. Affascinò il pubblico nazionale. The nation's underworld gets the unwelcome spotlight of publicity as the Senate's investigation subcommittee begins new hearings on crime. Arkansas Senator McClellan is at the helm. William Handley assiste di persona all'elettrizzante testimonianza di Valachi che viene trasmessa in tutto il paese. Non voleva cooperare, non c'è ombra di dubbio su questo punto, ma francamente, quando si trovò sotto i riflettori, di fronte alla commissione McClellan, avvertì il flusso dell'adrenalina e sono convinto che, in un modo quasi perverso, si divertì. Why did you decide to kill him at that time at that spot? Because he's the guy I spotted at that time. He was the. In other words, I felt that was my last day. In plain English, Senator, I felt that was my last day. In other words, this was a defense for you. You thought that if you kill this man who you thought was going to kill you anyway, that this. I got some satisfaction, Senator. Put it that way. Got some satisfaction. La testimonianza di Joe Valachi fa sensazione. In diretta televisiva, un gangster della mafia apre uno spiraglio inquietante sul mondo segreto della mafia, o come Valachi stesso la chiamava, su Cosa Nostra, usando l'espressione in italiano. Valachi corrobora il quadro che le cimici dell'FBI hanno tratteggiato e cui il direttore J. Edgar Hoover, anche se con riluttanza, inizia a credere. L'esistenza di un moderno gruppo criminale americano che, per mantenere la disciplina interna e gestire traffici per milioni di dollari, ha adottato rituali e simbologia siciliani.
while you were repeating the words, you were burning the paper. Right, this is the way I burn if I expose this organization. Aleggiava molto scetticismo sull'argomento. Nessuno aveva mai approfondito le modalità di cooptazione e sembrava proprio che accadesse quando Valacci raccontava. Decidevano chi doveva essere coinvolto nella riunione, la cerimonia di iniziazione in cui veniva bruciato il santino e nella quale si diventava membri attivi della mafia. And by the knife, and you die by the gun and by the knife. Who was chosen? Who became your godfather? Joe Banana. Joe Banana? It happened to be now, my godfather. Now, where is he? Is he on this chart we have here? Is he at the head of one of the families now? Yeah, he still is. He still is? Yeah. Still alive? Right. Per la mafia americana, e in particolare per i Bonanno, la testimonianza televisiva di Valacci è disastrosa. La testimonianza di Valacci fu un colpo inaudito contro la gente del nostro mondo. Non ho nessun dubbio al riguardo. Senator, can I say something, Senator? Yeah. As to what I'm telling you now, I need to go no further to say nothing else. This is what I'm telling you, what I'm exposing to you and the press and everybody. This is my doom. Joe Valacci muore di cancro in prigione nel 1971. Ha aiutato a distruggere la falsa opinione che negli Stati Uniti non esisteva alcuna organizzazione criminale. Nel periodo in cui intraprende l'avanzata verso la ribalta internazionale assieme ai cugini siciliani, Cosa Nostra non può più agire nell'ombra. Per la mafia americana e siciliana, l'omertà, il codice del silenzio ormai infranto, non sarà più potente come in passato. Negli anni 60 la storia della mafia cambia per sempre. In questi anni la mafia siciliana esporta negli Stati Uniti massicce quantità di un narcotico che mieterà molte vittime. L'eroina. Il traffico di eroina trasforma la mafia in un'organizzazione globale, procurandole più denaro di quanto ne abbia mai accumulato. Ma diffonde anche il seme della sua distruzione. Nelle strade si accende una battaglia fra una nuova generazione di spietati mafiosi e i poliziotti infiltrati, ovvero agenti disposti a rischiare tutto pur di riuscire, anche fingersi mafiosi. Si scatena così una guerra che vale miliardi di dollari, milioni di vite e che cambierà l'economia dell'America. Alla fine degli anni 60, nelle città americane si assiste a una grande recrudescenza di criminalità. Nel 1971 il presidente Nixon dichiara guerra alla droga. Un anno dopo, le forze dell'ordine vincono una grande battaglia. Sgominano il racket dell'eroina con base a Marsiglia, conosciuto come la French Connection. I laboratori francesi fornivano all'America quantità di droga tali che in seguito alla retata diventa difficilissimo procurarsi. Nessuno può sospettare che da questo successo nascerà un vero e proprio disastro. Distruggere la French Connection indirettamente facilita l'ingresso a qualcosa di gran lunga più pericoloso: la mafia siciliana. Nel corso degli anni questa colmerà il vuoto nel mercato e svilupperà rapporti con uno dei mafiosi più temuti in America, Carmine Galante. Nel 1974, due anni dopo l'annientamento della French Connection, Carmine Galante esce di prigione. Il suo progetto è diffondere di nuovo l'eroina in America, trasformando la mafia in un'impresa multinazionale del traffico di droga.
Galante fa parte della famiglia mafiosa dei Bonanno. Ha un lungo passato nel traffico dei narcotici ed è famoso per essere un vero duro. La sua personalità è ben tratteggiata da un episodio avvenuto in prigione a Lewisburg, dove si trova per traffico di droga. Il giorno in cui era permesso fare le telefonate, i reclusi si mettevano in fila e aspettavano il proprio turno. Galante era recluso nella sezione dove si trovavano alcuni tra i detenuti di colore più pericolosi, assassini, stupratori e così via. In mezzo a 200 ceffi di questa risma ignorò la fila, strappò il telefono di mano al prigioniero che lo stava usando, intimandogli di cederlo a lui. Nessuno gli torse un capello. Quando Galante esce di prigione, i Bonanno sono in crisi. L'intera dirigenza della famiglia è latitante oppure agli arresti. Senza altri rivali che si oppongono a quest'uomo pericoloso, i Bonanno trovano un nuovo boss. La priorità principale di Galante è dare inizio al traffico di eroina. In soli 5 anni trasformerà la fisionomia della mafia americana traghettandola verso un'epoca di incredibili profitti multimiliardari e di ineguagliabile violenza. Galante si trova nella posizione ideale per intraprendere un traffico di eroina più articolato della French Connection. È il boss della famiglia Bonanno. Con lui, il traffico di narcotici si sposta verso la Sicilia, dove Galante ha le sue radici. È nato a New York, ma la sua famiglia è originaria della cittadina di Castellammare del Golfo, nella Sicilia nord-occidentale. I siciliani emigrano in America da un centinaio di anni, ma molti dei loro discendenti hanno mantenuto stretti legami con la madrepatria. Galante non fa eccezione. Decide così di sfruttare i suoi stretti rapporti con la mafia siciliana per conquistare il controllo del traffico di eroina in America. È l'inizio di un'era completamente nuova nella storia della mafia. Fino a questo momento la mafia americana e quella siciliana hanno operato come organizzazioni a sé stanti.